Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di cavolfiore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 13 minuti circa più il tempo di cottura. Gli ingredienti sono cimette di cavolfiore, uova, pomodoro, acqua, semolino, formaggio spalmabile, prezzemolo, basilico, provola dolce a fette, sale, pepe, pan grattato aromatizzato, noce moscata e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico e il parmigiano e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo, mettiamo da parte il parmigiano. Senza lavare il boccale, versiamo l'acqua all'interno del boccale, posizioniamo il cestello, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 15 minuti a 120 gradi, velocità 1. Adesso svuotiamo il boccale dell'acqua. Rimuoviamo il cestello con le cimette che andremo a raffreddare sotto l'acqua fredda e poi riposizioneremo all'interno del boccale. Riposizioniamo il boccale sul bimby con le cimette di cavolfiore che abbiamo raffreddato sotto l'acqua. Adesso aggiungiamo le uova. Il semolino. Il formaggio spalmabile, il pomodoro, il sale, il pepe, la noce moscata, il parmigiano che avevamo precedentemente tritato. Il pan grattato aromatizzato e la provolina a fette. Facciamo frullare per 30 secondi a velocità 5. Composto è pronto, adesso formeremo le polpette. Iniziamo a fare le polpette, prendiamo una parte del composto, lo paniamo col pan grattato aromatizzato, schiacciamo un pochino e le andremo ad adagiare su una teglia rivestita da carta da forno. Proseguiremo così per tutto il resto del composto. Una volta completate le polpette, le andremo a cuocere a forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Le polpette di cavolfiore sono cotte, andiamo a impiattare. Polpette di cavolfiore. Grazie e alla prossima ricetta.